Ciao a tutti ragazzi, il mio nome è Agromoderni, siamo qua in questo nuovo episodio di Pro Farming stagione 5. Bene, 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 allora in questo episodio andremo a riprenderci il possesso su questo gioco. Ormai la Giants pensa di avere possesso sulla mia serie. No, non può avere potere. Tu non hai poteri qui. Allora, sì, magari se non fermo quel case. Non ho ancora guardato il log per vedere qual era il problema. Sono passati un po' di ore dalla registrazione dello scorso video. Ho già caricato l'altro video, ho visto un po' i commenti. Mi avete detto in tanti che esistono già i cestelli e poi mi avete detto di non comprare il raccogli balle, l'auto stacker della Arcusin. E niente, poi quasi invece sto finendo di arpicare, seminare. Siamo a 24.000 perché ho venduto una beta laggiù con il T4, non mi pare di averlo inquadrato. E oggi andremo ad approfittare di una mega offerta. Oddio, mega offerta. Sapete quelle offerte che ci sono, come si dice, nel gioco appunto. Quelle offerte, i saldi, ecco. Andremo a sfruttare uno di questi saldi perché c'è la testata in sconto, la testata da mais, sempre per la nostra TC5.90. E nell'ottica di tagliamo tutto quello che possiamo, così riusciamo a stare dietro alle grandi richieste, penso che la prenderò, anche perché è in sconto del 20%, quindi ok. Allora, costa 22.000, noi abbiamo 24.000 giusti giusti, quindi ci bastano. Tac. Intanto ho updateato il drive controller alla versione 3.0. Ringrazio quelli che nei commenti me l'hanno fatto notare. E appunto l'ho anche aggiornato su Farming Italia. Infatti se potete andare lì e vedere tutti i comandi. Comunque adesso abbiamo la funzione del 4x4, differenziali e tutte queste cose qua. Adesso andiamo allo shop e ci andiamo ad attaccare sta bella robetta. Altre cose da dire. Allora, ovviamente ho finito con i trasporti, il same, ho portato tutto al suo posto. Adesso andremo avanti ad arpicare ancora. Non lo so cosa faremo in questo episodio. Non penso che riusciremo già a finire tutto, a far crescere tutto e già iniziare di nuovo a trebbiare. Quindi bisognerà inventarsi qualcosa. Probabilmente andremo a tagliare un po' di erbetta per le pecorelle. E poi c'è da iniziare a vedere se ci sono dei campi un po' più grossi verso le pecore o anche non verso le pecore, tutti fatti ad erba, perché mi avete detto in molti che ce ne sono. Cioè, so anche dove ce n'è uno sotto per andare dalle vacche, recintato, però non so l'altro dove sia. Forse era vicino al campo 12, se non sbaglio. No, era vicino al campo 26. Sì, era vicino al campo 26. Sono quasi sicuro. Quindi dopo andiamo a fare un salto lì, così tagliamo un po' di robetta per le pecorelle. Anche se il 26 è un po' distantino dalle nostre pecorelle, ma va bene lo stesso, dai. Ah, ok, in linea di massimo sono vicino dove ci sono i punti verdi. Punti di scarico verdi vicino alle pecorelle non ci sono, quindi niente. Scusate la piccola interruzione. Allora, stavamo dicendo... Cosa stavo già dicendo? Mi sono già dimenticato. Vabbè, comunque adesso andiamo a comprare questa nuova testata. Probabilmente, ragazzi, stavo finendo un discorso, non sono riuscito a terminarlo e vabbè, amen, dai. Allora, andiamo qui. Poi ho pensato che bisognerebbe anche poi comprare una seminatrice un po' più grande, vedremo, dai. Intanto, lame. Altre non ce ne sono in offerta, c'è però questa qua. Vale, comprata. Abbiamo solo più 1800 euro, però contate che abbiamo ancora un po' di uova da vendere. Uova. Non ho ancora inserito quella moda che mi avete consigliato di mettere per raccogliere tutte le uova insieme. Vedrò di farlo. Ok. Poi, altra cosa. In realtà quello che sto facendo è altamente improduttivo. Come si dice? Seminare con l'operaio. Perdiamo circa 200-300 euro. Questo anche grazie di nuovo a Baccardi 80, che ha fatto un altro topic interessantissimo sempre su Farming Italia. E praticamente ha fatto dei test e ha visto che se uno ha delle seminatrici, oltre al fatto che per seminare la colza ci vogliono molti più soldi, perché
sfrutta molto di più le sementi, ha visto che se si hanno delle seminatrici più piccole, vabbè, questo ci si poteva arrivare per ragionamento, comunque facendolo con l'operaio si va in perdita rispetto a farlo da soli, mentre invece se si hanno seminatrici molto grosse, tipo 5-6 metri e dai 5-6 metri in su, aveva un guadagno facendolo fare all'operatore, perché diciamo che l'operatore ci metterà, dato che non dobbiamo pagare i semi, ci metterà meno tempo e l'operatore va pagato a tempo. Quindi non siamo più noi lì a pensare ai semi, ma bensì controlleremo il tempo. E comunque la colza è quella che ci costa di più, e sta colza è incredibile, tutti colza, semina colza, poi alla fine... Allora, intanto volevo vedere questa quando si apre, com'è? Se la selezioniamo, X. Ah, ok, easy peasy lemon squeezy. No, basta. E se l'attivo? Ah, giusto, devo prima di spiegare la... Ancora. Ok, no, bella, ci piace. Chiudiamo pure e la andiamo a posare. Dobbiamo trovare un capanno per le testate. Potremmo utilizzare quello... No, anzi, andiamo a metterlo lì. Però prima voglio fare un'altra cosa, spostare qua il case. Quindi X per chiudere e ci andiamo a spostare in un altro campo, giusto che qua è ancora da avviare. Via, verso l'infinito oltre. Allora, ragazzi, la questione dei cellulari è andata avanti, in tutti sti giorni, perché ovviamente c'è anche tanta gente che i video non li guarda proprio appena escono. E niente, quindi volevo appunto dirvi quali sono i miei ragionamenti. Allora, molti di voi mi hanno detto altri nomi di altri cellulari. È stato fuori l'S3 Neo, ma sinceramente non mi ispira per niente. Mi avete detto che c'è una mega offertona, eccetera. Non faccio nomi di che negozio, però c'è una mega offertona, eccetera. Però non è il cellulare che, diciamo, mi interessa. Però, ho trovato su un sito, adesso vedrò l'attentibilità, il Nexus 5 a 240 euro. E ho avuto un conoscente che l'ha già comprato lì, gli è arrivato l'altro giorno, impeccabile, nessun problema, garanzia presente, tutto come se l'avesse acquistato da Amazon, però ovviamente con un costo inferiore, preso anche la versione da 32 giga. Quindi non lo so, questo riapre un pochino la questione Nexus 5, magari conviene andare lì. Poi altra cosa, non so se l'ho già detto nello scorso episodio, non vorrei ripetermi, comunque si stanno lavorando anche al OnePlus 2. Noi avevamo parlato un pochino del OnePlus 1 nello scorso video, ma ci sarà anche il OnePlus 2. Poi altre cose da dire, altre cose che vi volevo dire, non da dire. Ho in mente di iniziare una serie in cui proverò tanti giochi. Nel senso, non è una serie su un gioco, ma è una serie in cui io gioco a tanti videogiochi. E proprio, magari iniziando proprio da roba che più c'entra con il mio canale, come potrebbe essere un po' di giochi già io di mio sul Rally. Poi volevo fare di sicuro un episodio di Infamous Selector 2009, uno nel 2011 e ancora uno nel 2013, Construction Simulator, Euro Truck, eccetera. Poi anche spostarmi su altri giochi, cose che magari sul mio canale non avete mai visto, eccetera eccetera eccetera. Volevo proprio iniziare una cosa del genere, e poi in base a vedere i feedback, voi cosa dite, magari da lì trovare altri giochi per iniziare delle serie. Perché ovviamente, magari se io vi dico, che ne so, Construction Simulator, magari alcuni di voi dicono no, che barba, poi magari facciamo un video, vediamo che è bello e sarebbe bello iniziare una serie, magari vi piacerebbe anche, e così l'abbiamo scoperto. Ecco, ho spiegato proprio abbastanza di merda, ma va bene lo stesso. Ora sfruttiamo il pilota automatico anche per espandere il concime. Per chi non lo sapesse, nel 2013 non c'era questa funzione, bisognava farlo a mano, e invece nel 2015 c'è e la sfruttiamo proprio contentissimi. Now,
Direi che possiamo andare a fare quella cosa dell'erba. Oddio, detta così è un po'. Vabbè, allora andiamo indietro, sganciamo il peso. Lo daremo poi al prossimo trattore che passa. Alcuni di voi mi hanno suggerito di cambiare poi trattore al posto del... Che trattore cambiare al posto del Doiz? E... Però ragazzi, so già io quale... Cioè, oddio, ho già una minima idea di cosa prenderò al posto del Doiz. Cioè un trattore un po' più potente, tipo 200-250 cavalli. Quindi ho il TTV o il TVR, se non sbaglio. No, comunque ho il Mac o il 7250 Mac. Match, Mac. No, perché ho girato di qua la falcia condizionatrice, ce l'avevo di qua. E niente, poi diciamo che... Non, praticamente nessuno di voi mi ha consigliato se prendere il Mac o il TTV. Boh. Vabbè. Niente. Aspetterò, magari me lo dite sotto questi commenti. O devono ancora arrivare i commenti. Poi, altre cose che vi volevo dire... C'era qualcosa ma non mi ricordo. Ah, ecco. Purtroppo ultimamente, adesso devo cercare di risolvere, la mattina quando io carico i video sul canale esce che io vado in streaming con ProFarming. Non so come mai. Se voi andate sul mio canale la mattina esce fuori ProFarming bla 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 dal vivo ora. No, non ho idea del perché questa cosa, però comunque succede. Ovviamente non c'è nessun live, ragazzi, a meno che io non ve lo dica sulle pagine di riferimento, pagina Facebook eccetera, non c'è nessun live. Quindi niente, solo per avvisarvi che non è un problema vostro se vi dice impossibile connettersi o cose del genere, ma perché proprio non c'è live. Non so perché YouTube mi dia questi problemi, proverò a sentire il mio network, così vedremo un pochino. Allora, io volevo... però passo di qua, va bene. Poi altre cose che volevo dire. Ah, ringrazio tutti quelli che mi hanno fatto complimenti per la outro eccetera, sono contento che vi piaccia. In realtà alla fine ho optato per non fare una versione che diciamo vi togliesse il pistolotto in cui seguitemi su bla 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 bla, bla. Cioè, scusate, mettete mi piace, eccetera, quello lo dirò probabilmente sempre nei video, oppure smetterò di dirlo, non lo so. Vedrò come fare, dipende anche da voi. Però ho deciso di mettere quelle scritte che potete vedere a fine video, appunto per ricordarvi che io sono attivo anche su altri social network, non è che utilizzo solo YouTube. E non sottovalutate questa cosa, perché in futuro ci saranno grandi possibilità, ho già in mente di fare contest su Instagram e queste cose qua. Allora, giriamo a sinistra, giriamo a destra, andiamo verso il campo 26, abbiamo detto, e poi chiudiamo l'episodio. Adesso vedrò, perché in teoria da oggi ho in testa dei powerline, oddio, li ho comprati, li sto testando e ragazzi, risultati eccellenti, sì, eccellente, fa tanto Montgomery Barnes, ma va bene lo stesso. Risultati eccellenti, non me li aspettavo, sto avendo veramente la connessione migliore rispetto a quella che avevo via wireless, e ovviamente essendo via cavo è più continua. Anche perché ultimamente chi magari mi sta, non dico mi sta dietro, chi mi segue un po' di più sa che ultimamente avevo avuto qualche problema con la linea che non andava e veniva, e quindi era un po' un problema. E niente, poi probabilmente farò anche dei video su questi powerline, perché so che è una cosa che interessa a molti di voi. Ho pubblicato sulla pagina chiedendo se c'era qualcuno interessato a una video recensione, e in tantissimi mi avete detto di sì, quindi penso che la farò proprio. E anche perché è un oggetto che davvero sono utilissimi. Per chi non lo sapesse, comunque sono dei sistemi che riescono, in base ai modelli, o estendono il segnale wifi, che principalmente è quello che fanno. Io non avevo bisogno di questa qualità, però è principalmente quello che fanno. Cioè, se avete una casa su due piani, il vostro router non riesce a mandare il segnale su tutti e due i piani, voi mettete il router sotto, un power line al piano di sopra, e avete il wifi per tutta la casa. Diciamo che ha una portata di circa 300 metri, se non sbaglio. Però il power line in sé, non il raggio wifi. Raggio wifi, devo vedere quanto...
quanto fa. Comunque, poi invece l'ho preso per la funzione LAN, che quindi è quella che lui riesce a portare via cavo, cioè come riesce ad arrivare con un attacco via cavo ai vostri PC, come se voi aveste un cavo nell'impianto elettrico. Loro cosa fanno i power lines? Sfruttano i cavi della corrente dell'impianto elettrico, quindi fa passare dentro quei cavi la linea internet. Adesso è detta molto semplicemente, non è proprio così che funzionano, sono molto più sofisticati, però principalmente così. Utilizzano appunto i cavi internet per far girare la linea, i cavi elettrici per fare girare internet. E veramente risultati eccelsi. Io, cioè, sono contentissimo. In download sono al pari della connessione via cavo diretta al router. E poi invece in upload sembrerebbe quasi che ho anche guadagnato qualche kilobyte, qualche centesimo, qualche centinaia di kilobyte. Oddio, sì, è giusto. Sì, centinaia di kilobyte. Sì. Ma pochi, giusto uno, due. No, aspetta, non centinaia di kilobyte. Scusate, decine di kilobyte. In upload. E poi un pochino il ping purtroppo è più alto di 5-6 millisecondi. Comunque per il resto sono davvero contento di questi risultati. Ok, allora direi che adesso andiamo a vedere un attimo sopra se hanno finito, poi scaricheremo nel prossimo episodio. Non penso che abbiano già iniziato a fare tanta lana, vediamo. Le nostre picurielle. Picuri, produttività 100%, lana 32. Cosa vuol dire 32? 1%. 32 pallet di lana, non penso. Aspettate che voglio vedere. Cavolo, però adesso prima che ci arrivo laggiù, come faccio ad arrivare veloce? Vi faccio un taglio. Mi sa che vi devo fare un taglio, perché qua, vabbè, al massimo sapete cosa facciamo? Per chiudere l'episodio facciamo così, che adesso finisco qua, torno su. Tra l'altro comodissimi questi campetti già tagliati. Mi sa che torno su, anche se non lo finiamo tutto, andiamo a scaricare alle pecorelle, così gli diamo un po' da mangiare e vediamo com'è la situazione. In teoria lì 32 non vorrebbe dire che ci sono 32 pallet, non penso. Perché tutto... Guardate i soldi come vanno giù. Secondo me c'è qualcosa che... Ho capito che sto usando il... Ah, il debito, picciuio. Caspita, dobbiamo iniziare a restituire al debito, ragazzi. Altrimenti qua non ne usciamo vivi. Allora, adesso andiamo su, vendiamo le uova che abbiamo addosso, che non so neanche quante sono. Fatemi vedere quante uova abbiamo addosso. Uova, carico solo 7. Ah no, però possiamo andare velocemente. Che cavolo fa quella lì che passa in mezzo al niente? Vabbè. Direi che possiamo fare che andare a vendere le uova, ricavare quei pochi spiccioli e andare a vedere poi come vanno le pecorelle. Per carità, ho fatto bene a comprare quella testata, perché adesso sarebbe, tra poco sarebbe già finita l'offerta, però per il resto, cavolo. Allora, intanto sto provando a tenere il microfono un po' più lontano, perché ho visto che tenendolo nella posizione normale in cui pensavo fosse giusto, gracchia un pochino. Invece così sembrerebbe che si sente abbastanza bene. Voi ragazzi scrivetemi nei commenti comunque se avete feedback o altro. Agro, metti più forte il microfono, queste cose qua. Non dite troppo forte, al massimo dite se gracchia, però non dite che è troppo forte, perché lì potete abbassare benissimo il vostro volume di YouTube. Più che altro mi interessa che non ci siano persone che abbiano problemi ad ascoltare. Ma perché girano tutti così? Cavolo, vabbè. Che non ci siano persone che hanno problemi ad ascoltare nonostante il volume sia al massimo. A me è quello che importa. Allora, pensavo di aver preso una scorciatoia, ma alla fine no, una scorciatoia non era. Investiamo un po' di persone. Ciao, bella fine. No, ciao, bel culo. No? No, dai, adesso stanno iniziando ad esserci davvero una buona parte del... Oddio, una buona parte. Un po' del pubblico femminile.
No, io non avevo mai considerato questa cosa. Circa una persona su 10 che guarda il mio video è una donna. O comunque una femmina, se non proprio una donna. Adesso forse potrò anche permettermi, col fatto che ho il powerline, di caricare di notte, quindi questo vuol dire c'è anche la possibilità che poi escano un po' più di video. Vedremo, dai. Allora, dai, sbrigati. Dai, corri. Intanto vi ringrazio anche per i 2400 iscritti. Ormai non sto più facendo video ogni 100 iscritti come facevo una volta, ragazzi. Cresciamo talmente velocemente che non riuscirei neanche a starci dietro. Vi ringrazio davvero tanto. Spero di continuare a crescere così. Non so che altro dire, davvero. Le parole sarebbero sempre le stesse. Cioè, grazie a tutti quelli che mi seguono. Una volta non mi sarei mai immaginato di raggiungere questi livelli, eccetera. Però penso che dopo un po' vi stanca anche sentire sempre le stesse cose. Ah, qua giriamo. Poi. Penso che dopo un po' vi stanchi di sentire sempre le stesse cose. Vi dirò che sarete ricompensati, soprattutto i fans più vecchi. Inizierò ad utilizzare un po' di più la funzione fans migliori, perché non so se lo sapete, ma YouTube stila anche una classifica dei fans migliori. E per essere diventare i migliori fan dovete prima di tutto seguire in tutti i video. Poi vabbè, conta il numero di like, eccetera, commenti, il numero di condivisioni tanto, e poi contate che è anche un buon riguardo il numero degli iscritti al vostro canale, nel senso che ovviamente voi, se commentate un mio video, uscirà nella home dei vostri iscritti, quindi se avete tanti iscritti ovviamente ci saranno più interazioni e YouTube lo conta come migliore fan. E niente, poi vedrò di fare qualcosa anche a premi per ringraziare davvero la fedeltà di chi è un fan da un po' più di tempo, o comunque un fan che mi segue davvero tanto. Allora, adesso ci spostiamo. Non sto seguendo altri canali purtroppo ultimamente, quindi a parte Mirozet, che so un pochino cosa fa, che è iniziata una nuova serie, so quello, visto la nuova intro, eccetera. Però il resto, altri youtuber che fanno farming, non sto seguendo molto, pochissimo tempo ultimamente. Prendiamo un attimo queste poche uova che abbiamo. Ok. Non, davvero, non ho molto tempo, però penso che si siano arrivati da far tutti all'inizio delle stagioni, eccetera. Io davvero, come ho già detto, sono soddisfattissimo di profarmi in stagione 5. E prima di tutto mi sto divertendo un casino. Magari non sembra, però mi sto divertendo davvero tanto a registrarlo. E ogni tanto smatto anche parecchio, perché lo sapete, farming è un gioco che ogni tanto proprio è davvero fastidioso, come dire, da sopportare, bugs e queste cose qua, incongruenze con la realtà. Adesso gli diamo un po' da mangiare. Ok. Ah, ok, quindi 32 non sta a dire che abbiamo 32 pallet, bensì 32 e penso saranno i chili di lana. Cioè, io, allora, se qualcuno nei commenti ha la risposta, ditemelo. Perché diavolo qui abbiamo solo lana bianca? Penso sia lana bianca compressata. E poi abbiamo anche le pecore. Posso salire sulle pecore? Ma se tipo facessero la mod della sella? Qui giro a pecorino. No, basta. Comunque... Basta con le cagate. Ma qua ce ne hanno di spazio per pascolare. Comunque. Ma quella è la mia macchina. No, davvero, ho una Golf. Basta, mi sento l'uomo più felice del mondo. Ho una Golf GT. A vedere dalle pinze. Bello. Ho una Golf GT. Allora, no, comunque dovete spiegarmi perché diavolo ci sono le pecore marroni e poi abbiamo solo lana bianca. Cioè, questa è davvero una cosa che non capisco. Qua probabilmente tipo diventeranno ciccione come non so cosa. Ma va bene, dai. Perché più sono ciccione, più aumenta la loro
superficie in cui possono produrre lana, no? Questa è... Cos'è quella cosa lì? No! 2 su 100, quindi ne avevo già raccolto uno, non lo sapevo. Ci sono le monetine anche qua. Ma già che ci sono gli achievement, magari cercheremo di raggiungerli tutti. Io non so quanti ne ho già fatti. Vedremo poi, ragazzi. Taglio le pecore. Ah, no. Pensate se facessero anche la tosatrice. Comunque, stiamo già parlando da un po' troppo tempo. C'è una mosca che gira attorno al microfono. Spero che... Ehi, tu, vola via. Spero che non si senta tanto, perché con questo microfono ho sempre paura che tipo passi una mosca e poi si senta. Qua lasceremo ancora qua. Sì, qua lasceremo ancora qua. Il mio italiano è perfetto. Niente, ragazzi, io vi ringrazio per la visione. Vi invito a lasciare un mi piace o un non mi piace per farmi sapere se questo video vi è piaciuto. Vediamo se riusciamo a superare i 100. Penso di sì, dai. Siete tanti. Siete tanti e tante. Tante, tanti, tante, tante. Vabbè, quella cosa lì. Vi invito ad iscrivervi al canale per ricevere i feed quando caricherò un nuovo video, nuove news, eccetera, per rimanere aggiornati. A iscrivervi a Farming Italia per rimanere aggiornati per tutto quello che è il sito. Per tutto, sì, il sito, ragazzi, sono fuso. Per tutte quelle che sono le news e le guide di farming. Guarda che bella ripresa. E poi vi invito a commentare per farmi sapere cosa ne pensate. Ah, ragazzi, mi raccomando, condividete anche su Facebook, perché non sembra, ma condividendo su Facebook diventate più fighi, perché tutti dicono: cazzo, quello lì ha condiviso un video di Agromoderni, sarà un figo. E così non sarete mai più né frenzonati né single. Io ve lo garantisco, ragazzi. Convertite i video di... Sì, condividete i video di Agromoderni, perché non sarete mai più né frenzonati né single. Poi questo è un segreto che vi dico io a uno, solo perché siete miei iscritti. E niente, ragazzi, allora da Agromoderni è tutto. Io vi lascio l'outro super figa. Da Agromoderni è tutto, di nuovo. Ciao a tutti, ragazzi.